L'esperienza più drammatica l'ho vissuta davvero la prima volta che mi hanno portato al mare. A noi di Milano ci portavano in Liguria, Cogoleto, vicino a Arenzano. Una spiaggia di 6 metri quadri, una mattina c'erano 217.000 persone. Ho preso gli schiaffi da una mamma che non era neanche la mia. Io ho detto, scusi signora, ma che cacchio fa? Sono già le 10:30, il mio non lo trovo, qualcuno devo picchiarmi. Mi portavano in spiaggia alle 7:30, 8 del mattino. Alle 9 dicevo, mamma, posso fare il bagno? 3 ore dal popolare! Io sotto l'ombrellone da solo, tutti i miei amici in acqua. Non posso venire! Non vuole, non vuole! Ho mangiato il bombolone di merda! Non lo so cosa succede! Mia mamma dice l'acqua con il bombolone esplode il pianeta! Non lo so! Tutte le mattine la stessa storia! Ma li mangio lo yogurt, vaffanculo, che lo... La colpa non è neanche di mia mamma, è di quel panettiere testa di... Tutte le mattine che gli passavo davanti, ciao bel bambino, vuoi il bombolone? E io come un coglione, sì, sì! Poi mio padre vedeva che soffrivo verso le 10:30, amore facciamo la pista, sì, tanto il culo è mio per tutta la spiaggia, avevo delle ferite qui, sembravo San Patrizio. Mia mamma mi metteva una crema lenitiva al mentolo, mi sembrava di avere il pistolino a Cervinia. Camminavo, sentivo. Me la faccio breve. Mancavano 5 minuti a che io potessi fare il bagno. Giocavo sul bagnasciuga col piedino così che scappavo dall'ondina. Da dietro vedevo l'ombra di mia mamma con la banana. Io come un coglione distinto la mangiavo. Ve lo giuro, non ho mai fatto il bagno in vita mia.